rieccomi qua. Continuiamo sempre che mi acquisti a Iase. Questo è il borsone che avevo quando sono rientrata da Milano. Eh, adesso vado random perché non ho voglia di mettermi a dividere, quindi caccoio-coio come si suol dire. Allora, ho preso questi perni con queste faccine azteche. Poi ho preso questi stelle marini con la monachella. Color rame scusate queste qua color argento poi ho preso qualche ehm, come si dice orecchino a pressione per chi non ha i buchi nell'orecchia color argento uh, mi è rimasta fuori una pietra vabbè la metterò in ordine dopo poi ho preso mm, questi qua perché calcolavo di agganciarci una monachella mol, di quelle semplici color rame e farci qualcosa con le perline sotto con eh, questi disegni in verde? Poi ho preso questi anellini qua perché vorrei inventarmi qualcosa al soutage. Ah, anche da Iasi ho trovato il Fairline, Fairline e l'ho preso da 017 Crystal e mi pare che l'ho pagato sui 6 euro. Poi ho preso delle nappine tutte colorate pagate 3 euro eh, non so ancora cosa farci ma mi piacevano e le ho comprate erano belle sbrilluccicose e voilà poi ho preso questi perni qua qui c'è scritto 2 ma ho pagato 1 eh. poi anche qui ho preso dei cuoricini da 18 mm trasparenti. Sempre eh, lo stesso inserto di prima, ma questa volta in blu. Queste due foglioline o fogliolone, per meglio dire, boh, penso che ci farò qualche collana, qualche ciò. Non lo so, mi piacevano, lo comprate. Poi adesso la collocazione ancora da destinarsi poi ho preso sempre dei triangoli ripeto io toglierò tutti da tutto dai castoni perché mi interessa solo il triangolo color champagne ancora dei cuoricini verde scuro adesso sono tutti da pulire perché mamma mia lo sporco regna sovrano Sto curando questo qua se era rovinato ma lo vedo poi solo una volta che li pulisco. Comunque, adesso scusate se non ve li apro, ma sono saldati. Come vedete, poi mi succede un patatrac. Poi ho preso questi um, pezzi di conchiglia forati per far usarli come le gocce, come pendente. Fatto così. Poi ho preso queste monachelline con la farfallina. Poi ho preso due confezioni sempre di eh, orecchini a clips, per chi non ha i buchi nelle orecchie. Poi ho preso delle monachelline fatte così, color oro. Eh, queste qua le ho riprese perché le ho ordinate da Panda Hall, erano un po' più grandi. E alcune erano già ossidate, e quindi ho voluto provare a prenderle un po' più piccole. E niente, adesso inizio a mettere via un po' di roba dal tavolo perché non so più dove girarmi, dove posarla, per meglio dire, dopo che ve l'ho mostrata. E ci rivediamo con un altro video. Ciao!